Buongiorno, buongiorno a tutti e bentornati qua sulla nostra galassia. Prima di iniziare il video volevo ricordarvi di iscrivervi al canale se non lo siete già e di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle uscite dei nostri video. Bene, 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 parliamo del raid. Ora, non voglio fare la patch note dell'aggiornamento che c'è stato su The Division 2 qualche giorno fa, questo perché ci sono video e post e siti in cui lo spiegano e quindi non sto qua a rompermi le balle spiegandovi tutti i cambiamenti. Sono veramente tanti, hanno sistemato e modificato parecchie armi, parecchie mod e quindi vediamo un attimo il da farsi, magari la farò più in là, e giusto per capire un attimino che cosa è cambiato realmente poi in game, ma sto ancora decidendo il da farsi. Detto questo, parliamo un attimo del raid. Il raid è un nuovo modo di giocare e soprattutto è un nuovo modo per lamentarsi, nel senso che i fan, una volta scoperto che il raid non aveva il matchmaking, si sono parecchio, parecchio infuriati. Infatti è successo un casino, uno shitstorm di proporzioni epiche, in quanto Massive stessa aveva dichiarato che tutti i contenuti che ci sarebbero stati su The Division 2 sarebbero stati con il matchmaking classico. E invece non è così. A quanto pare Massive ha voluto giocare con le parole e molto semplicemente ha detto che i contenuti al lancio del gioco avrebbero avuto il matchmaking, mentre i contenuti post lancio no. Di conseguenza è scattato il putiferio, chiaramente, e Massive è corsa ai ripari con streaming e dichiarazioni in cui dicevano che, essendo il raid un nuovo contenuto per 8 giocatori, non c'è il matchmaking perché facendo il matchmaking tu non sai con chi vai a giocare. Ed essendo che il raid è costruito appositamente per gente con build ottimizzate e magari che parlano la stessa lingua e abbiano un microfono, non avere la possibilità di poter confrontarsi con chi si va a raggruppare con il matchmaking, questa opzione è stata tolta. Ora, questo è un riassunto chiaramente. Vi lascio la dichiarazione qua sotto in descrizione. Però è un'emerita cagata. Parliamoci chiaramente. Massive, è un'emerita cagata. Questo è il primo strike che ti peschi da me per questo titolo. Non si fa. Nel senso, ci sta a dire, ok, bisogna trovare almeno 4 giocatori per poter giocare. Ok, noi l'abbiamo provato in 4 a fare il raid ed è pressoché impossibile. O meglio, sicuramente è possibile, ma bisogna avere delle build talmente perfette che normalmente un giocatore comune non le ha. Ora, non puoi pretendere che la gente non cerchi il matchmaking, perché non tutti sono in un clan. E anche nei clan con 50 giocatori, come il mio per esempio, normalmente giocano in una decina di persone, perché gli altri sono saltuari. Quindi, perché cazzo fai una roba del genere? Metti un matchmaking particolare, per cui magari fai una stanza apposita dove la gente può andare e ritrovarsi e magari ispezionare il personaggio e poi invitarlo. Potrebbe essere una soluzione molto più semplice dicendo: ragazzi, non c'è il matchmaking, però potete andare in quella zona particolare dell'elicottero dove trovate i giocatori e a quel punto li ispezionate e ve li raggruppate e partite per poi andare a fare il raid. Sarebbe stata una soluzione al posto di dire una stronzata del genere. Ora, io la penso così, non so voi, fatemi sapere la vostra. Detto questo, la stessa Massive, una volta che è uscita questa dichiarazione, è corsa ai ripari. Ok? Perché ha detto: oh mio Dio, corriamo ai ripari, e sta studiando un matchmaking apposito per il raid, perché ha visto uno shitstorm particolarmente aggressivo e di conseguenza ha tentato in qualche modo di pararsi il culo. In questo momento i giocatori possono cercare il gruppo tramite la chat globale scrivendo in-game raid, quindi in-game raid LFG, quindi looking for group, tra parentesi matchmaking, e possono mandarla in globale così da trovare altri giocatori. Questo è l'unico modo per cercare player e fare matchmaking con altre persone. Ora, che dire? Valutiamo questa cosa. Massive ha introdotto una roba ultrafiga, perché parliamoci chiaramente, è una roba ultrafiga, parecchio difficile perché in 4 veramente è stata una qualcosa di devastante, ma porca di quella puttana. Fare un raggruppamento normale, no? Boh, sono molto perplesso su questo scivolone di Massive.
Premetto che il gioco comunque mi piace tantissimo, mi piacerebbe giocarlo molto più assiduamente di quello che faccio attualmente, ma spero vivamente che risolva questa problematica che ne è uscita e che ritorni sulla giusta via. Bene, fatemi sapere comunque che cosa ne pensate di tutta questa dichiarazione. Con questo è tutto, GG a tutti quanti, ci vediamo in game.